Maestro, pur sapendo che la legge di Dio è perfettissima, più giusta di come è fatta non potrebbe essere, e quindi la domanda che sto per porre è sbagliata. Io mi chiedo e ti chiedo perché le nostre esperienze sulla terra devono avvenire in un massacrante dolore. In altri termini, non potrebbe la legge imporre che la nostra evoluzione si svolgesse in un mondo buono, giusto, di amore direi. E il perché, insomma, di così tanto dolore, anche se sappiamo che non è importante, che non è nessuna visto dal mondo dello spirito è inconsistente e fine a se stesso, perché non potrebbe essere in maniera diversa? Perché vedi, lo spirito nel suo mondo vive in un'esistenza di ordine, di successioni logiche, di pace, per usare questo termine. Vive cioè, pur svolgendo esperienze intensissime e più qualificanti anche in un certo senso, almeno dal punto di vista quantitativo di quelle che si svolgono in terra, tuttavia queste esperienze procedono con ordine. Lo spirito è immerso in una condizione di equilibrio, dal quale può ed evade naturalmente quando afferma la propria libertà oppure entra in contrasto con certi principi che poi interpreta, analizza, esamina. Ma si tratta pur tuttavia di contrasti mai violenti, soltanto punti di incontro che si discordano talvolta e poi si ricompongono. Sicché lo spirito vive una serie di esperienze, diciamo pure ragionate, in ogni caso in pace. Il mondo che gli attorno è un mondo in equilibrio, una consistente realtà equilibrata, giusta, e gli vede, gli scopre meccanismi di questo funzionamento, li vede giusti, precisi. Perché questo è il mondo spirituale. Ma accanto a questo mondo spirituale ce n'è un altro, ed è la strutturazione, per così dire, di questo stesso universo nella sua versione materiale, cioè della sua versione non spirituale, un universo che in quanto energia, realtà energetiche, si muove, si evolve, dirompe, esplode, si ricompone, si genera, si distrugge, vi è cioè in tutto questo meccanismo dell'universo, per così dire, materiale, cioè il materiale qui sta per il non spirituale in senso autonomo, c'è contemporaneamente un ordine disordinato. In altri termini, lo spirito contempla anche questo aspetto dell'universo, il quale è finalizzato, ha suoi fini, i quali da quel punto di vista sono perfettamente coerenti e ordinati, ma la maniera con cui si svolge quest'ordine è talmente diverso da quello che lo spirito concepisce da imporsi la sua conoscenza proprio per necessità operativa, direi, dell'intelletto, per conoscenza. Lo spirito dunque rivolge l'attenzione verso questo aspetto tipico dell'universo e rivolge l'attenzione per conoscerlo. La Terra è uno di questi aspetti nei quali lo spirito si cala proprio fenomenologicamente e calandosi è coinvolto da questo naturale disordine ordinato, come si può definire. Egli cioè
non è che sceglie, nessuno sceglie per lui una via del dolore. Il dolore, anzitutto, è sempre del corpo. Un dolore autentico in senso spirituale non esiste. È il corpo che soffre. Anche quando noi parliamo di sofferenza spirituale, diamo un'affermazione in un certo senso traslata. Non intendiamo specificamente un dolore, intendiamo uno stato di insofferenza dello spirito di fronte a certe situazioni o quando si trova in certe situazioni. Ma lo spirito non ha la possibilità di soffrire, perché la sofferenza è anzitutto un'emozione, è dunque una cosa legata alla mente e alla psiche, oppure al fisico, al corpo. Vi sono dolori che appaiono come dolori spirituali, io li chiamerei ancora una volta insofferenze spirituali, ma sofferenza nel senso di esacerbazione di una pene, no, lo spirito non è di tutto questo. Si capisce, l'insofferenza può raggiungere stati di parossismo, vedi in spiriti inferiori, i quali ancora non hanno maturato se stesso, e questo parossismo dell'insofferenza potrebbe anche, concedo naturalmente, possa anche chiamarsi una sorta di dolore, ma non come principio, come aspetto, modalità di estrinsecare tale dolore. Ora, la questione è che l'universo sia organizzato così e che di conseguenza il corpo sia organizzato così, si è organizzato e che tutti questi corpi messi insieme poi producono una terra così come voi la conoscete, non è una cosa voluta da Dio, è la conseguenza di una legge universale che viene ad applicarsi naturalmente alla materia e che lo spirito affronta per conoscerle liberamente, coerentemente, coscientemente, e vi si cala dentro e sa che calendosi dentro questa materia egli può uscirne fuori arricchito di siffatta conoscenza. Se l'universo si presentasse in una maniera simile a quello che è l'universo spirituale, lo spirito non avrebbe più alcuna necessità di penetrarvi e di conoscerlo. La questione è che lo spirito intende conoscere un aspetto dell'universo che è difforme dalla propria condizione. Ed essendo difforme è bersaglio di esperienze. Diventa automaticamente bersaglio necessità di procedere per conoscere questo tipo di diversità. E la diversità, è chiaro, provoca insofferenze. Anche volendo usare il termine sofferenza, mi sembra naturale che debba scaturire questo. Come d'altra parte scaturisce sofferenza o insofferenza a chiunque voglia a un certo punto della sua esistenza mutare prospettiva di vita e iniziare immediatamente un corso completamente nuovo e completamente diverso. Viene a mancare l'adattabilità, viene a mancare la naturalezza del contatto, viene a mancare l'interesse profondo, perché l'interesse è sì profondo dello spirito, ma si svolge più nella sfera intellettuale e morale che come piano di struttura dello spirito. Lo spirito come struttura non ha problemi di conoscenza, è lo spirito quale sovrastruttura intellettuale, cioè come personalità, che ha problemi di conoscenza e va a scontrarsi con un tipo di conoscenza totalmente diversa dalla propria nel momento in cui viene sulla Terra. E questo scontro fra due tipi di impostazione, di criteri di impostazione, di esistenza, ingenerano insofferenze e provocano di fatto attraverso la materia il genere di sofferenza emozionale che dà il corpo. Fatti inevitabili e aggiungerò anche fatti necessari. Certo, possiamo dire che al limite, se Dio avesse voluto, avrebbe potuto benissimo dare a questo universo materiale un ordine ritmico parallelo a quello della via spirituale.
ma a parte tutta una serie di ragioni per cui questo non è avvenuto, non avrebbe dovuto fare altro che ripetere esattamente un altro tipo di universo spirituale. D'altra parte, vedete, la cosa non deve sorprendere neppure riferita allo stesso spirito. Lo spirito stesso, quando avanza e affronta una nuova problematica, affronta un nuovo piano spirituale, cioè un nuovo tipo di conoscenze, per chi possa accedere a questa conoscenza e impadronirsene, deve sottostare a un travaglio di tipo conoscitivo, intellettuale, di tipo strutturale, cioè l'evoluzione anche spirituale impone un lavoro dello spirito. E il significato del lavoro si esprime proprio definendolo come attività che implica uno sforzo di adeguamento e di adesione alla nuova prospettiva, uno sforzo di acquisizione, cioè mette in moto tutta la struttura della personalità che si muove verso la nuova conoscenza e sviluppa un lavoro. E il lavoro come tale implica attenzione, valutazione, sfruttamento di intelligenza, di esperienza, di saggezza, di capacità. Ora, questo non si svolge a livello traumatico nello spirito semplicemente perché lo spirito è uno spirito, mi si scusi la doppia affermazione, ma privato di questa linearità interna, come nel caso in cui lo spirito viene a contatto con tipi di conoscenze completamente diversi dalla sua struttura, ecco che questo lavoro diventa un lavoro, rischioso, un lavoro più penoso, un lavoro che produce, diciamo quasi, un attrito, che poi è nel concetto stesso del lavoro, un attrito il quale in terra darebbe temperature incandescenti che di fatto a livello del contrasto spirito, corpo, mente si manifesta come crisi, come dunque attività esacerbabile in ogni momento, come sforzo rabbioso, con tutte le complicazioni che lo spirito subisce di rimpalzo, ma che l'elemento assorbente resta il corpo, il quale corpo sta in mezzo all'esperienza, intendiamoci, è nel bel mezzo, perché da una parte sta l'esperienza, ma l'esperienza la dovremmo dividere in parte o sezione, che è la vera e propria esperienza, quella che viene assimilato come informazione, quindi a livello spirituale, mentale, eccetera. C'è poi l'esperienza che è la motivazione, la causa o le concause che determinano questa stimolazione di ordine conoscitivo. E la concausa o causa è di ordine traumatico. L'esperienza è questa, che se un coltello ti taglia, l'esperienza passa nello spirito e non è dolorosa, perché è un'informazione, ma il corpo che sta in mezzo ha la sofferenza, perché è il conduttore, è l'elemento che conduce, che anzitutto in prima istanza riceve l'esperienza traumatica, poi la trasforma in informazione e quindi diventa astratta dopo che vi è stato un impatto duro con l'esperienza stessa. Sicché il corpo sta in mezzo e non può fare a meno di avvertire tutti questi stimoli e di trasformarli col suo sistema nervoso in eventi dolorosi e spiacevoli. Naturalmente, perché la cosa non ci interessa molto? La cosa non ci interessa molto perché questo corpo, che è come una carta assorbente, che riceve tutto quello che gli capita addosso, è come una carta è soggetta a bruciare, cioè a morire, e non resta traccia più di quello che è avvenuto, resta soltanto quella esperienza che è passata nello spirito.
E allora, trattandosi di una cosa caduca, cioè di una cosa soggetta a morte, è un problema pseudo-problema, cioè non riguarda più la legge universale, perché il corpo è uno di quei miliardi di elementi che fanno parte di quell'ordine e disordine dell'universo. È infatti soggetto proprio a questo principio. Il corpo è imperfetto, è soggetto a malattie, è soggetto a sofferenza, è soggetto a creare e a organizzarsi in assetti sociali imprecisi che generano altre catene di sofferenze, e cioè un elemento che provoca delle reazioni a catene, le quali sono sempre finalizzate sul niente, perché tutto il genere umano è soggetto a finire, non ha una vita eterna, e come tutte le cose che non hanno vita eterna, si tratta di un pseudo problema universale. Questa è la ragione di cui Dio non può evidentemente preoccuparsi, non deve evidentemente preoccuparsi, e non deve poi anche per un'altra ragione, vi dico subito, è che tutto questo è utile, è eccellentemente utile. Lo spirito trae vantaggio da tutto questo, quindi voglio dire che per noi spirito tutto questo ci sta bene, ci conviene, è utile. Ci fa piacere che le cose stiano così. La nostra prospettiva è completamente diversa. Diciamo che noi utilizziamo la terra e ci fa piacere che sia così. Una terra completamente calma, ordinata, non sarebbe di nostro gradimento. Di fatto, la terra non è mai stata calma, ordinata. Ci sono stati periodi di relativa calma. Ma calma nel senso che non ci sono state tante crisi, non ci sono state tante guerre, tante rivoluzioni, tanta miseria. Ma questa è stata solo l'apparenza. La storia dice che anche quando vi è stata questa relativa calma, vi sono state sofferenze di uomini, vi sono stati prepotenti che hanno dominato i più deboli, vi è stato insomma sempre un travaglio di quest'essere umano che ha faticato per trovarsi un posto più calmo di questa giornata terrena. Ma in tutto questo lo spirito ha sempre tratto dei vantaggi. E una volta dissi, ma si pensa a questa grossa civiltà che potrebbe venire sulla terra, a questa civiltà di ordine, ma si pensi anche a quello che potrebbe accadere. Atlantide è morta per troppa saggezza, cioè l'ordine eccessivo renderebbe, diciamo, poco utile l'ambiente umano per la vita dello spirito. Cioè lo spirito è come un elemento vitale di tipo biologico che ha bisogno del suo terreno per poter vivere. E come per un virus lo si deve coltivare in un terreno biologico suo proprio per poterne studiare. Supponiamo che il virus, se avesse un cervello, farebbe la sua esperienza in quel terreno biologico, fatto in quel modo e non in un altro modo che gli impedirebbe la vita. Ora, il terreno biologico dello spirito è la terra, ma soprattutto è il corpo, fatto così, oppure anche diversamente da così, ma insomma un corpo immerso totalmente in questa sorta di attività un po' frenetica o meno frenetica. Qualche volta io mi chiedo, scusami un momento soltanto, mi chiedo se sarà possibile attuare una sorta di terapia psicologica per riportare tutti gli uomini alla tranquillità e alla normalità. Io credo che, data la finalità stessa della Terra, certo, a voi compete il dovere di tentare di modificare la Terra, cioè di darle ordine, perlomeno di diminuire qualche asprezza. Perché intendiamoci, la terra è fatta così e ci sta bene, ma naturalmente potrebbe anche starci bene fatta un poco meglio, intendiamoci. Però è un problema che ci interessa fino a un certo punto, diciamo che è solo una questione di adattabilità, cioè lo spirito si adatta. Se la specie umana trova in sé la capacità, la forza, la volontà, le possibilità per modificare certi assetti che dal punto di vista biologico e funzionale sembrano troppo aspri,
lo fece naturalmente, ma ricordatevi che certe stimolazioni vengono dallo spirito, che vi è un orientamento dello spirito, che è una terapia in base alla quale tutti gli uomini potrebbero tornare di colpa a essere calmi, significherebbe anche ad essere completamente intruppati. Cioè, in altri termini, significherebbe operare un plagio su una totalità umana e trasformarla a proprio uso e consumo. A quel punto è chiaro, sempre si possono fare esperienze, cioè c'è l'esperienza opposta, perché il corpo è sfruttabile in tanti modi che neppure immaginate. Ma voglio dire che per quanto riguarda il vostro dovere, questo resta intatto, anche se c'è un'utopia di fondo in tutto questo, perché urtate fatalmente contro il principio dello spirito. Il giorno in cui doveste modificare tutti gli uomini e farli diventare buoni, e farli diventare calmi, e farli diventare, e far diventare giusta la giustizia, eccetera, eccetera, forse, ma senza il forse vi dirò, certamente questi stessi uomini si annoierebbero talmente da chiedere a loro stessi le modifiche, cioè si creerebbero i problemi per sovvertire l'ordine. Perché la realtà è che voi vi lamentate delle vostre crisi e dei vostri disordini. Io vi dico subito che se viveste in calma vi annoiereste, ve lo assicuro, vi annoiereste. Provate a starvene un anno, due anni, in un paese calmo, lontano dalle grandi città, a contatto con la natura, con la campagna, con il mare, con i monti, voi vi annoiereste terribilmente. Potreste subito vietarmi, ma perché siamo stati abituati a un altro ritmo. Non è solo per questo, è che l'uomo sopravvive per le attività che svolge. E certamente poi un'umanità come la vostra ha sempre lottato per sopravvivere. E non sareste capaci più di vivere in completa pace e in completa calma. Ancora una volta la storia vi ammonisce che gli uomini dopo tant'anni cercano le guerre. Ma perché cercano le guerre? Non cercano la guerra in se stesso, cercano un'evasione. Si creano nuovi problemi, nuove prospettive, perseguono nuovi fini che sorgono di volta in volta. Il vostro cervello è abbastanza inesauribile, avete una fantasia abbastanza viva e vistosa, e questo noi lo sfruttiamo, intendiamoci, perché intendiamoci da un punto di vista proprio crudo, lo spirito è uno sfruttatore della terra. In un certo senso noi siamo i vampiri della terra. Quando parlo di noi parlo anche di voi. Si capisce, noi spiriti, voi siete incarnati e io no, in questo momento, ma è la stessa cosa. Voi non lo ricordate, io sì, ma noi sulla terra ci siamo venuti o ci veniamo per sfruttare la terra per i nostri comodi spirituali, intendiamoci. Può sembrare brutto usare queste parole, può sembrare strano, ma la realtà cruda è questa: noi sfruttiamo la terra. Non c'è colpa in questo, è chiaro. Perché non c'è colpa da parte nostra? Questo potrebbe configurarsi come un egoismo, si capisce. Perché non c'è colpa? Perché l'altra parte, cioè la parte della terra, la materia, è, direi, una controparte che non ha spirito, non è spiritualizzata. Non essendo spiritualizzate, noi non la depriviamo, cioè non la priviamo di noi. Di niente. Questa è la ragione. Non c'è sottrazione di bene che appartenga a qualcuno, ma c'è un bene comune che è l'universo, che è di tutti noi spiriti, dal momento che Dio ci ha fatto con questa finalità e in questo universo. Maestro, scusatemi, non si potrebbe ravvisare in questo, diciamo, un'unica matrice, in questo senso? Il libero arbitrio. Mentre nel libero arbitrio, che è indubbiamente anche lo spirito ne fa buon uso, perché insito nella sua natura stessa spirituale,
mentre l'uomo ne fa cattivo uso. Facendone cattivo uso determina determinate cause, a queste cause gli effetti, e quindi si deve ristabilire un certo equilibrio. E per ristabilirsi questo equilibrio, che tu hai chiamato disordine ordinato, per forza di cose si hanno determinati eventi, come guerre, pestilenze, malattie, eccetera, eccetera. Senza dire poi che un certo equilibrio naturale ci deve essere, perché se la Terra può ospitare, a modo esempio, in questo stato, in questo dato momento, 5 miliardi di persone, se ce ne sono 6, un miliardo per forza di cose deve scomparire. È così per tutte le cose, cioè il principio, uno dei principi è il libero arbitrio. Non so se ho afferrato in certo qual senso. Va bene quello che hai detto, la questione sta, si può vedere anche... È uno degli aspetti. Sì, da un altro punto di vista, cioè lo spirito è tendenzialmente buono. Il buono per lo spirito si intende che lo spirito tende al suo ordine naturale, nell'ambito della sua evoluzione. Tende per natura, per struttura, a coordinarsi e quindi a stabilizzarsi in ordine. Quest'ordine procede in maniera tale da non intaccare minimamente l'ordine degli altri spiriti. Cioè, pur avendo una funzione autonoma, in un certo senso autarchica e personale, lo spirito, tuttavia in questa sua chiusura lo spirito non intacca minimamente l'ordine e la libertà degli altri. Perché? Perché il suo mondo è autosufficiente e in questa sua autosufficienza trova i motivi del suo equilibrio, diciamo della sua pace per intendersi. Cioè lo spirito non ha bisogno di un altro spirito per evolversi, ha bisogno dell'universo, ma non di un altro spirito in particolare. La natura dell'essere umano, cioè come entità fisica, invece no. Il suo meccanismo è tale che lo porta ad un tipico egoismo e ad appoggiarsi, ad affrontare continuamente la libertà e la problematica degli altri, coinvolgendo gli altri nella propria struttura, perché l'uomo di per sé non è autosufficiente. Lo sarà in senso biologico, nel senso che può vivere anche da solo su una montagna, ma quando insieme agli altri immediatamente scatta questa sorta di riflesso per cui si crea il nucleo, il gruppo. Lo spirito, pur potendo procedere per gruppi, conserva sempre questa sua autonomia e in realtà non investe mai la libertà degli altri. Quindi nell'uomo si sviluppano gli egoismi e tutte le attribuzioni più o meno negative che voi... ...poter modificare. Come dicevano gli antichi filosofi, ci sono alcune cose che sono in vostro potere, altre no. Diciamo che dovete rassegnarvi, nel senso che la vita è questa. La rassegnazione non significa naturalmente abbandonarsi a che accadano le cose nella maniera più incoerente possibile, perché voi molte cose le subite perché o non le affrontate bene o perché siete deboli nell'affrontarle, non siete preparati, ma indubbiamente vi sono moltissime cose che è in vostro potere modificare. Ma non tutte. Potete modificare le cose che dipendono dalla vostra attività, ma ve ne sono altre che dipendono dall'attività degli altri e che rimbalzano su di voi. Queste cose non potete evitarle. Le dovete subire, ma il subire significa accettarle, e accettarle coscientemente, come esperienze, come fatti della vita che vanno riguardati quasi con curiosità scientifica e trasformati in un'esperienza mentale. E in questa maniera ci si distacca quando si dice: ma vedete, c'è una vecchia affermazione di tipo spirituale, spesso equivocata naturalmente, qualche volta l'ho usata anche io, ammetterò, in particolari circostanze, dando luogo, riconosco, a qualche equivoco, e cioè:
ma voi sulla terra dovete elevare il vostro spirito e dominare la materia. Questa è un'affermazione mia, la riconosco naturalmente, che si presta a qualche equivoco, certamente. Ma il senso giusto di lettura di questa affermazione dovrebbe essere più o meno questo. Dominare la materia significa cercare di restarne fuori, pur essendone coinvolti e anzi cercando di farsi coinvolgere, ma restando fuori col giudizio. Cioè, quasi osservare freddamente le cose che accadono al proprio corpo e dominare il proprio corpo nel senso di crearsi una distanza tra l'io mentale e l'io materiale, in modo che, come dicevano alcuni, per la verità e per la precisione il Bhagavad Gita, né per i vivi né per i morti i saggi menano cordoglio. Questo è il senso di dominare la materia. Dominare la materia, secondo alcuni, era, per esempio, allontanarsi completamente da ogni attività materiale, vivere una vita di spirito, quasi da eremite. No, non è questa la vita vostra. Sarebbe una vita forzata. Non dico inutile, ma certamente improduttive. Non è questo il senso. Il senso è entrare nella materia, coinvolgersi, farsi coinvolgere dalla materia, avere una vita ricca, piena di esperienze, di emozioni, di fatti, di notizie, di conoscenze, sete di sapere, affrontare qualunque situazione e trarne esperienze, non indietreggiare mai, ma avere la forza sempre di giudicare se stessi, giudicare come se si trattasse di altri, restare tranquilli. Io vi posso assicurare che da un punto di vista proprio, chi studia o ha studiato per esempio le teorie dello yoga lo sa, chi fa queste cose, chi attua, cioè mette in pratica tutto questo, non riesce neppure a soffrire, non riesce neppure a soffrire bene, dirò, perché portato questo principio al massimo grado della sua applicabilità, veramente gli eventi scorrono davanti come un fiume che non ci tocca e non ci bagna. Però, giunti a questo grado di concentrazione, talmente vigile la nostra attesa e il nostro sguardo, che riusciamo a cogliere il più piccolo rumore di questo fiume, il più piccolo profumo dei fiori che il fiume trasporta. Riusciamo cioè a vedere le dimensioni e la profondità di questo fiume che ci scorre davanti, come un fiume estraneo che però continuamente vibra dentro di noi. Sicché non è vero che dominare la materia, nel senso come io l'ho detto, significa assumere un aspetto cinico e sprezzante nei confronti degli eventi. No, significa osservare lo stesso il proprio corpo. Vedete, alcuni maestri yogin, per esempio, facevano cose di questo genere, apparentemente assurde, tentare di captare degli odori lontani. Siete veramente così affinati da riuscire a captare tutti gli odori? Oppure un contatto epidermico, se qualcuno tocca la vostra mano, siete veramente capaci di trasformare questo semplice toccamento di un epidermide in un'esperienza mentale, di avvertire il calore, le vibrazioni, la gradevolezza oppure la sgradevolezza
voi non riuscite a sfruttare la vostra vita e la materia perché non sapete osservare, non sapete captare dalla materia quello che è, direi, la vita della materia, il succo della materia, l'essenza della materia. Quando voi riuscirete a far questo, vi accorgerete che le pene, molte pene vostre, spariranno. Perché quando avrete riportato l'esperienza nell'alveo della ragione critica, cioè l'osservazione quasi dall'esterno e la partecipazione solo interiore delle vibrazioni di questa materia, molte delle vostre pene legate soltanto alle deformazioni della vostra mente spariranno di colpo. Anche la salute ne acquisterà. Sarete insomma degli esseri nuovi. E allora, come vedete, è possibile diminuire le esperienze negative della terra soltanto a condizione di imporvi, voi come io, un nuovo ordine, cioè una maniera nuova di osservare questo disordine che vi è intorno e che in condizioni normali vi provoca una quantità di stress, una quantità di dolori, una quantità di pene, e ve le provoca perché innanzitutto voi siete impreparati ad affrontare questa situazione caotica del mondo. Siccome siete impreparati, vi lasciate coinvolgere anche dalle vostre emozioni, cioè da tutta la vostra personalità. Ristrutturate voi stessi, riosservate un'altra volta il mondo che vi è intorno e vi accorgerete di due cose. Prima di tutto, traete delle esperienze utilissime, di natura completamente nuova e diversa. In secondo luogo, il mondo che vi è intorno vi apparirà meno cruente di quello che è. In realtà voi riuscirete a cogliere anche un ordine in questo apparente caos, perché sarà la vostra mente, il vostro io profondo soprattutto, a porsi su un altro punto di osservazione e a guardare diversamente questo famoso fiume che discende davanti a voi. Vedete, queste non sono cose difficili. Non sono difficili soltanto che per attuare queste cose dovreste rinunziare a una parte dei vostri miti, delle vostre regole, dei vostri tabù, del vostro modo di concepire voi stessi, il mondo, la società. Non significa affatto, naturalmente, vivere in una maniera anarchica, no. Significa acquistare una diversa coscienza del proprio valore, dei propri diritti, delle proprie possibilità. Voi vi lasciate sfuggire una gran parte della vostra vita solo perché non osate viverla, la vostra vita. Non avete il coraggio di viverla, non sapete viverla e siete completamente legati a tutte le vostre regole umane e non riuscite ad andare al di là di tutto questo. E rinunziate a una gran parte delle vostre esperienze. Ora, naturalmente, io vi aggiungerò subito che questo, tutto sommato, non avrebbe una grande importanza. Ce l'ha però, a un fine spirituale, ce l'ha l'importanza, perché vedete, voi dovete venire sulla terra molte volte, vite le quali si potessero svolgere nella maniera come dico io, diminuirebbe il numero delle vostre incarnazioni. E certo, perché una cosa è portarsi un carniere pieno, dall'altra parte una cosa è portarselo mezzo vuoto, cioè essere costretti a ritornare. Qualcuno potrà dire che la vita è comunque una cosa pesante, ma la pesantezza della vita dipende dal fatto che non siete stati capaci di organizzarla in un certo modo. Non sembri contraddittorio questo con quello che ho detto prima circa l'utilità di una vita fatta e da svolgersi così come la svolgete.
La questione è che la terra continua ad andarci bene così com'è. Naturalmente il fatto che un uomo possa vivere di fronte a un certo caos con un determinato atteggiamento è un fatto, questo utilitaristico dello spirito. Cioè lo spirito veramente può in questa maniera venire qualche volta in meno. Sappiamo però che questo discorso, ad esempio, non può farsi allo spirito. Qualcuno potrebbe subito chiedermi: ma allora lo spirito che queste cose le sa, perché non vive nella maniera come tu stai dicendo? Perché questo è un discorso che non può farsi allo spirito disincarnato. Non è valido, non provoca reazione. Perché è soltanto nella struttura materiale che si può creare questo atteggiamento che io dicevo. Detto allo spirito resta un fatto teorico. Lo spirito lo sa bene, ma lo spirito sa anche che non essendoci una persuasione a livello della conoscenza mentale, resterà solo una notizia che lui in terra non sarà in grado di sfruttare. Astratta per lui. Astratta per lui. Paradossalmente. Sì. Vi sono domande? Vorrei chiedere una cosa, cioè questo atteggiamento, diciamo, di distacco, come hai detto tu, del io mentale, del io fisico, comporta in effetti una mancanza di emotività da parte del soggetto. Invece mi pare di aver capito che lo spirito, tutto sommato, vive anche di questa emotività per quanto riguarda le sue esperienze. Però vedi, non è esattamente così come dici, non è che proprio che manchi l'emotività. Diciamo che manca la parte deteriore dell'emotività, cioè quel tipo di deterioramento che l'emotività ha sempre in sé, che può essere dovuto alle paure, alle fobie, e a tutte queste, alle inibizioni, eccetera, eccetera. Non è l'emotività, cioè fin quando si tratta di sentimento, ecco, io parlerei di perduranza del sentimento e di limitazione dell'emotività, senz'altro, questo sì. Il sentimento è una cosa diversa dall'emotività, cioè una compartecipazione con la realtà che vi è esterna, ma una compartecipazione fluida, calma, distaccata, cioè non lasciarsi coinvolgere da tutta la parte deteriore che l'emotività di solito porta con sé e che crea poi la sofferenza e che porta agli errori, eccetera, eccetera. In definitiva si tratta di forma di reazione, cioè mi spiego, c'è l'uomo che ha paura e viene dominato dalla paura, e l'uomo che pur avendo paura riesce a dominare la paura. Nel primo caso, quando l'uomo è completamente invasato dalla paura, non capisce più niente, è un uomo che è una nullità. Nel secondo caso invece è cosciente. E quindi sotto un certo profilo, portando il ragionamento... Naturalmente la terza ipotesi, cioè in realtà l'uomo che ha paura e l'uomo che non ha paura... No, che ha paura ma che domina la paura. Che ha paura e domina la paura, a mio avviso partono tutti e due da una situazione sbagliata, cioè intendiamoci. L'uomo deve aver paura, ma soltanto quando un determinato evento è pericoloso per sé e per gli altri. La paura è un fatto perfettamente lecito, perfettamente logico e perfettamente normale, cioè non è anormale, è normale. Diciamo che l'uomo deve essere in grado, però attraverso la ragione, di saper capire e distinguere quando deve aver paura e quando non deve averla. Perché vi sono persone che effettivamente dominano sempre la paura, ma a mio avviso non sono del tutto normali. Per esempio l'uomo che in guerra, diciamo, non ha paura ed ha sprezzo per il pericolo e per la morte non è completamente normale. La paura è un fatto fisiologico, naturale, un fatto psicologico naturale, deve esserci e la paura. Su questo conveniamo. Ecco, su questo. Sì, quindi la possibilità di discernere quando bisogna aver paura e quando no. Beh, è logico che il primo discernimento è questo. Difatti io avevo precisato, l'uomo che ha paura e si lascia prendere completamente dalla paura e rimane così, senza fare alcunché, mentre colui il quale, pur avendo paura,
fa il suo ragionamento, cerca di porre dei rimedi, cioè sotto questo profilo. Sì, cioè c'è il momento in cui l'evento bisogna affrontarlo, sì, è chiaro. Non essere inerte. È chiaro. Maestro, posso pregarti di rispondere ancora una volta alla mia domanda preferita, cioè di elevare un pensiero a Dio per rendergli omaggio e per onorarlo. In realtà la tua domanda mi suggerisce anzitutto questo. In un certo senso ti ringrazio di queste domande, che naturalmente non tratterò a lungo perché non c'è il tempo per trattarla a lungo, e anche perché è stata trattata molte volte. Però questo mi fa riproporre la questione di Dio, certamente. E me la fa riproporre in un momento in cui, dopo tante e tante lezioni, da alcuni anni a questa parte specialmente, di Dio abbiamo parlato, sì, ma pochi di voi si ricordano di Lui. Voi potete credere e alcuni credere di meno, o alcuni non credere ed essere in una situazione di attesa fluide, è tutto perfettamente lecito, intendiamoci. Però può darsi che al di là del vostro credere o non credere di più o di meno, ci sia comunque questa fede che Dio debba esistere. Quindi, di questo Dio che esiste, ricordatevene ogni tanto. Dirvi di ricordarlo sempre è chiedere una cosa inutile, ma ogni tanto ricordatevi di Dio, tentate perlomeno di focalizzare il problema, di crearvi davanti a voi il problema di Dio, di indirizzare a Lui la vostra personalità, senza chiedere niente, si capisce cosa volete chiedere a Dio, ma soprattutto cercando di unificare un rapporto tra voi e Lui. Dio è anche dentro di voi. Per chi crede nello Spirito, lo Spirito è essenza divina, perché è creato da Dio. Questo Dio così lontano è dunque un Dio così vicino, dentro di voi. Dentro di voi potete ampliare la risonanza di questo principio di Dio. Potete ampliarlo al punto da vedere, come è accaduto a me, da vedere come un formarsi dei cerchi che possono ruotare, ma che si avvicinano con una luminosità intensa. È lo spirito che vibra quando viene sollecitato da una idea assoluta, da una idea semplice che contiene in sé la verità, perché è la verità. Concentrarvi sul vostro spirito affinché possa darvi non un'immagine di Dio, che questa non è possibile, ma farlo vibrare questo spirito in una maniera più insolite, non è poi tanto difficile. Basta lasciarsi andare, basta cercare una sorta di regressione, l'andare indietro con la mente chiusa, serrata, e cercare di penetrare in un campo di forza, di energie, un campo di forza
che sta dentro di voi, che non va identificato in un punto particolare, ma che è tutto voi. E cercare di avvicinarsi con idee semplici. E certo, voi non riuscireste ad avvicinarvi senza pensieri, senza idee, senza parole. Non siete capaci di proiettarvi su questo campo di forze, con la vostra energia, fulminare per un istante, fermare, bloccare questo campo di forze, identificarsi con esso. E così, avvenuta l'identificazione, pensare a Dio per un solo attimo, che di più non sarebbe possibile, cioè esattamente con un verbo lanciare, lanciarsi attraverso il proprio campo di forza, letteralmente lanciarsi come per un guizzo verso un altro campo di forze, questa volta senza limiti, soltanto come un'apparizione nella mente, soltanto come qualcosa che è e non è. E questo è una delle maniere per crearsi un minimo rapporto o una minima possibilità di rapporto con Dio. Poi si capisce, potete rientrare in voi stessi. E vi porterete allora una parte di questa immagine fulminea, rapida, rapidissima, forse troppo rapida, ma ve la porterete con voi. E poi ci riproverete altre volte, e poi più volte, finché vi sarà possibile crearvi una sorta di rapporto interiore. Questo vi servirà per nuovi guizzi, per nuovi lanci, per così dire. Certo, non potrete avere la sicurezza che sia avvenuto proprio tutto così. Vi sarà una parte di illusione, una parte di suggestione, una parte di allucinazione, ma qui non importa molto. Vedete, quello che è importante è crearsi una consapevolezza, crearsi un, come dire, una galleria che si apre in questa montagna e che vi conduce in quest'altro profondo. Crearsi uno spazio, una penetrazione, un atteggiamento mentale che conduce alla penetrazione. È già l'atteggiamento mentale importante, una possibilità di operare questo guizzo. Io vi posso solo dire questo per esperienza, che questo modo di avvicinarsi a Dio, una maniera un po' più tecnica forse, certamente vi farà bene, certamente vi darà una maggiore distensione, una maggiore pace, la consapevolezza di essere qualcosa anche di importante, perché lo spirito ha una funzione importante, è un essere importante, perché è un essere eterno. Avere questa consapevolezza vi porterà poi a capire Dio, vi porterà poi ad amare Dio, ma queste sono le prime cose. Invocare Dio e invocare il suo amore per voi sono parole. Come uomini non siete capaci di andare al di là. Diversa è la posizione dello spirito e diversa sarà la posizione vostra quando sarete spiriti. Quando io dico sia gloria a Dio, io non dico delle parole soltanto, per me sì.
si capisce. Cioè io come essere spirituale, trasferendo a voi in parole un mio sentimento, una mia immagine, un mio rapporto, dicendo sia gloria a Dio, veramente intendo, sia gloria a Dio, cioè partecipo, nel senso che non rappresenta per me solo una esteriorità linguistica queste parole, ma veramente avverto in me il rispetto che devo al Creatore, la mia gratitudine al Creatore per un universo e una legge così perfette, gratitudine perché mi consente di parlare a voi, di comunicare all'uomo, e di ciò gli rendo testimonianze, glorificando il suo nome per voi, davanti a voi. Voglio dire che io sento quello che dico, e veramente nel glorificarlo intendo portarlo al di là di tutte le discussioni, di tutte le polemiche, di tutti i litigi, di tutte le cose che possono accadere fra me e voi, fra voi e me, e fra di voi, al di sopra di tutte le vostre storie, le vostre umane cose, i vostri bisticci di uomini, le vostre gelosie, i vostri errori, le vostre caparbietà, cioè al di sopra di tutte queste cose, io vi ricordo sempre, in piena coscienza di spirito, che sia gloria a Dio. Gloria è come unica possibilità che le parole ci danno di esternare la potenza di Dio, di portarci sempre, in una maniera certo che figurativa, di portarci ai piedi di Dio, che è la maniera figurativa di sentirsi sempre e comunque niente davanti a Lui, come